Io ringrazio Salerno Mobilità, Camillo Amodio, il presidente, e ringrazio soprattutto Arturo Iannelli e il gruppo delle donne del Consiglio Comunale di Salerno che hanno promosso questa iniziativa che è stata non a bandiere e dell'intero Consiglio Comunale. È un'iniziativa semplice ma credo efficace. Su tutti i biglietti della Salerno Mobilità verrà stampigliata questa dicitura, chiama il 1522, che è un numero a disposizione delle donne, un numero antiviolenza. Sono qui presenti stamattina e ci onorano con la loro presenza le rappresentanti dei centri antiviolenza che formano questa rete virtuosa a servizio delle donne. Ripeto, è un'iniziativa, se volete, semplice, ma molto molto concreta. Questo numero circolerà in tutte le utenze. Chi prenderà il biglietto per entrare nel parcheggio troverà questa stampigliatura sul retro del biglietto e diffonderà questo numero che verrà memorizzato e diventerà poi quasi naturale ricorrere a questo numero per evitare momenti di tragedia, delle situazioni insopportabili con l'aiuto di tutti. Sono molto contento e sono soddisfatto. Sindaco, io volevo chiederle se è possibile anche una riflessione sugli operatori portuali. Anche i sindacati hanno chiesto l'intervento di tutte delle istituzioni per aiutare queste 150 famiglie salernitane che rischiano di perdere il loro lavoro. Un momento molto doloroso, nei limiti delle mie possibilità sono a fianco delle maestranze, verificheremo anche in sede di prefettura se del caso e comunque dappertutto se ci sono delle possibilità di evitare questa situazione assolutamente insopportabile. Grazie. Stamattina siamo qui in Salerno, Piazza della Concordia, per quale manifestazione così importante? Beh, è davvero una manifestazione importante, appunto i consiglieri, le consigliere, il sindaco, la vice sindaco e assessore alle pari opportunità hanno proprio chiesto ai gestori del parcheggio e quindi ai referenti che si occupano della mobilità appunto nel comune di Salerno di diffondere all'interno del parcheggio il numero 1522 che è il numero nazionale antiviolenza e stalking della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento alle Pari Opportunità che noi gestiamo in quanto differenza donna. Il 1522 è possibile da contattare sia tramite chat che tramite telefono che tramite app ed è un numero dedicato a tutte le donne che subiscono situazioni di violenza e che vogliono avere un confronto con delle operatrici specializzate. La nostra funzione è una funzione indispensabile perché garantisce a tutte, anche agli uomini che vogliono sostenere donne che sono vicine a loro, di avere le giuste informazioni per capire il rischio di vita e quindi poi per organizzare i sistemi di protezione. È molto importante accompagnare le donne in uscita dalla violenza. Noi sappiamo che appunto, ahimè, continuiamo ad avere molti casi di femminicidio, ma il femminicidio può essere contrastato e deve essere contrastato proprio rendendo accessibile il 1522 a tutte le donne, tutti gli uomini che vogliono contrastare situazioni di violenza, capire l'organizzazione che una donna deve avere per poter essere sostenuta, avere una consulenza legale, una consulenza psicologica, rendersi conto del rischio di vita e quindi chiamate. Noi con totale anonimato e riservatezza risponderemo, potete anche contattarci come dicevo via app e per noi è davvero importante offrire a tutte e tutti coloro che si rivolgono al 1522 strumenti reali e efficaci per contrastare la violenza e per mettersi in protezione. L'unica domanda che vorrei fare, a qualsiasi ora si può chiamare? Assolutamente sì, il 1522 è aperto 24 ore su 24, 365 giorni l'anno e rispondiamo in 15 lingue diverse. Quindi è molto importante anche diffondere questo numero a tutte le donne che magari non conoscono bene la lingua italiana ma che sono sul nostro territorio, per tutte loro il 1522 c'è tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, totale anonimato e riservatezza. Allora, siamo in compagnia della consigliera comunale Claudia Pecoraro.
Sì, salve, grazie. Questa iniziativa è un'iniziativa estremamente importante perché pubblicizzare il numero antiviolenza e stalking di pubblica utilità 1522 è sicuramente un messaggio che il Comune di Salerno sceglie di dare a tutte quante le donne che in questo momento e che nel futuro sentiranno vittime di violenza di genere. Significa sposare quella che è un'idea di un cambiamento radicale della cultura e della diffusione di numeri che servono per il sostegno e per la promozione di tutti quanti quegli interventi che vanno a tutelare le donne. In questa lotta, questa istanza è unitaria oppure la state portando solamente voi? In che senso? Nel senso politico. Non come Movimento 5 Stelle, no. Allora, sicuramente all'interno del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali è stato formato un gruppo, che è un gruppo sulle varie opportunità di cui io sono stata nominata referente. È un gruppo interconsigliare formato sia da esponenti della maggioranza che dell'opposizione, che unitamente e congiuntamente, anche grazie all'intervento del consigliere comunale Arturo Iannelli, ha promosso questa iniziativa e ha sposato questa iniziativa che non ha bandiera politica, che non ha colore politico, è un'iniziativa semplicemente volta a sostegno della cittadinanza. Sì, sì, un numero importante, abbiamo preso in considerazione questa idea del consigliere Iannelli, la portiamo avanti con grande orgoglio, abbiamo stampato 1 milione di ticket, che quasi fa bisogno di un anno quasi, e che verranno emessi in tutti i nostri parcheggi, in tutte le nostre aree automatizzate, e quindi questo biglietto verrà visto da centinaia e centinaia di migliaia di persone e quindi servirà ancora di più per incoraggiare le donne, laddove ce ne fosse bisogno, a denunciare e chiaramente a sentirsi aiutate dal 1522, che è appunto un numero importante per questa cosa. Noi non ce lo auguriamo, ma se dovesse servire anche uno solo di questi biglietti, saremmo veramente contenti di aver fatto questa iniziativa. Siamo in compagnia del consigliere Arturo Iannelli, nonché promotore di questa iniziativa. Sì, promotore di questa iniziativa all'interno della Commissione Cultura e Ambiente che presiedo al Comune di Salerno, insieme chiaramente a tutti i colleghi consiglieri, in particolar modo abbiamo creato un gruppo di lavoro in cui fanno parte Gianluca Memoli, Claudia Pecoraro, la Barbara Figliolia, Antonia Wilburger, io, e non vorrei dimenticarmi qualcuno delle nostre colleghe, e che quindi abbiamo creato questo gruppo per attenzionare questo problema, che purtroppo dobbiamo dire che negli ultimi anni ha visto anche probabilmente un aumento, una recrudescenza del fenomeno, anche in termini, voglio dire, proprio della violenza perpetuata sulle donne. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare spazio a tutti gli strumenti, tra cui il 1522, uno strumento importante che lavora a livello nazionale, alle donne, per fare in modo che possano conoscere quali sono le armi per combattere purtroppo l'eventualità di avere un problema del genere, insomma, ecco. E quindi noi abbiamo con Salerno Mobilità pensato di far stampare su tutti i ticket di tutti i parcheggi salernitani il 1522, che è il numero anti-stalking, anti-violenza, e quindi chiunque dovesse avere un problema del genere può mettersi in contatto col 1522, perché delle operatrici che sono formate in questo senso daranno tutte le indicazioni su come comportarsi e su cosa fare. Dobbiamo dire che prossimamente ci saranno anche altre iniziative. L'idea nostra è che non si può parlare di violenza sulle donne solo il 25 novembre, quindi fare una cultura della non violenza sulle donne tutto l'anno e mettere in campo come amministratori tutti gli strumenti possibili, che possono essere quelli repressivi ma soprattutto quelli culturali. Una parola importante è la comunicazione, cioè rendere questo numero molto noto. Come fare? Voglio dire, questo credo che sia un esempio. Noi immaginiamo che a Salerno vengono da tutta la provincia, ma anche da tutta Italia, e quasi tutti, voglio dire, vengono con la macchina e devono parcheggiare, quindi durante il parcheggio, ritirando questo ticket, avranno in mano il loro ticket con il 1522, ma in più abbiamo anche posizionato uno striscione all'inizio del parcheggio sul lungomare, ed in più ci saranno appunto altre iniziative, probabilmente con Salerno Pulita, con Salerno Sistemi. Abbiamo cercato di coinvolgere, cercheremo di coinvolgere tutte le nostre partecipate all'interno di questa nostra campagna di sensibilizzazione.